Sergio Visnova che risponde con Casale, Staffieri, Iannilli, Argenti e Pierangeli. Sergio con il pallone, serve subito al numero 10 del Testa, dentro per Bagnoli, si rinnova il duello con Iannilli, scarica fuori per la bomba di Giampaoli, scheggia il ferro, il tiro del numero 4 e riparte Roma con Casale, quindi Pierangeli, ancora il numero 5, chiama lo schema, arriva il blocco di Iannilli, penetra Casale che commette infrazione di passi e regala il possesso alla squadra di casa che è pronta alla rimessa con del Testa. Giampaoli, ancora il numero 4, bello il pallone schiacciato per Valesin che riconsegna di nuovo il pallone a Giampaoli, quindi Bagnoli, prova Bagnoli, tiro sul ferro, Casale a rimbalzo, Pierangeli, Staffieri, Iannilli, dietro schiena per Pierangeli, intercetta tutto però Sergio e Cassino che si riversa subito in avanti, del Testa ancora per Sergio, duello con Pierangeli, prova di tabella il gancio Biagio Sergio ma sbaglia tutto e quindi Iannilli per Pierangeli che appoggia a Casale, altro blocco di Iannilli per Casale che prova a consegnare il pallone nell'angolo a Pierangeli che però ha provato la penetrazione ma l'inteso tra i due e palla Virtus del Testa, ancora scambio con Giampaoli, Casale prova a chiudere la visione di gioco a Giampaoli che fa tutto da solo, prova a consegnare il pallone a Valesini che si fa intercettare da Staffieri che realizza l'assist per i due punti del numero 16 Pierangeli, primi due punti del terzo quarto siglati Pierangeli, adesso prova a replicare Maurizio del Testa con la bomba e si rifà in avanti la Virtus 36-35. Casale, Staffieri, Argenti, blocco irregolare di Iannilli ai danni di Maurizio del Testa e palla Virtus. Giampaoli, va via anche questa volta il numero 4 a Casale che però chiude la visuale al numero 4, ribalta del Testa per Valesin, bello il pallone dentro per Bagnoli che sbaglia il tapin, Casale ennesimo rimbalzo recuperato da lui, quindi nell'angolo per Argenti, arresto e tiro da tre, scheggia il ferro e palla che esce fuori dal campo e palla Virtus. Sergio, Giampaoli, Giampaoli, Bagnoli, lotta sotto canestro, recupera il pallone ma commette infrazione di doppio palleggio e sfera che torna nelle mani da Visnova. Pronto per la rimessa Casale. Casale che ha vinto l'ultimo campionato
di Serie B proprio con Eurobasket contro la Virtus Cassino, una finale playoff. Staffieri, anche lui ex Eurobasket. Casale fuori per la tripla di Argenti, altro ferro, Sergio per un attimo, e palla che rimbalza sul corpo di Casale. E dunque rimessa Virtus. Sergio. Giampaoli. Del testa. Sergio, ancora Giampaoli, dentro per Bagnoli, intercetta tutto Iannelli. Cassino che rimane in zona offensiva con questa rimessa dal fondo. Si incarica della rimessa Giampaoli. Sergio, del testa, gira per Valesin, ancora del testa. Sergio interrompe il giro palla Pierangeli. Rimessa Virtus. Del testa. Sergio. Passaggio consegnato a Giampaoli. Ancora il numero 4, 5 secondi. Balla, tiro Giampaoli sul ferro. Iannelli con rimbalzo, Casale, Staffieri, ancora Iannelli, passaggio schiacciato per Casale che ringrazia il compagno per lo splendido assist. Giampaoli, Sergio, ancora Giampaoli, Bagnoli ribalta, sbagliando però per Valesin, riparte in transizione Bisnova con Staffieri che si divora questa occasione e quindi Cassino. Valesin aspetta però Bagnoli, arresto e tiro, sbaglia ancora il 13 rosso-blu, risultato che rimane sul 37-36 per gli ospiti. Argenti aspetta Casale, chiama lo schema, Staffieri. Argenti, blocco di Iannelli, libera la tripla Argenti sul ferro e quindi Sergio al rimbalzo. Giampaoli. Sergio fuori per la bomba di Valesin che gira sul ferro e poi esce, quindi Argenti per Iannelli che indisturbato schiaccia e sigla il 39-36 quando mancano meno di 5 minuti alla fine del terzo quarto e coach Bettese chiama il time out. Arbitri che richiamano sul parquet di gioco le squadre. Entrato con il numero 8 Marzili per la Virtus Cassino al posto di Bagnoli, e Giampaoli con il pallone. Valesin, Sergio,
si libera dal blocco Ciampaoli, riceve il pallone, ancora Ciampaoli, arresto e tiro, sbaglia, Staffieri al rimbalzo, Casale, ancora il numero 5, consegna Staffieri, arriva il blocco di Iannilli, non penetra Staffieri, lo fa adesso che poi va al tiro, sbaglia il 15, Ciampaoli, bello il pallone per Valesin che si arresta sulla linea da 3! Valesin! Bomba del pari, 39 a 39, bella partita! Si infiamma il Palavirtus, Pierangeli, ribalta per Casale, chiude Ciampaoli, scaraventato a terra da parte di Casale e arbitro che fischia il fallo in attacco del numero 5 Casale ai danni del numero 4 Ciampaoli e dunque rimessa Virtus. Doppio cambio per la squadra ospite che sostituisce con il numero 11 Iannilli e con il numero 9 Argenti ai loro rispettivi posti con il numero 0 Rossetti e con il numero 18 Barraco. Del testa, serve Valesin, Sergio, ancora Valesin, perde il pallone il numero 7 ma l'arbitro ferma il gioco per il fallo del numero 0 Rossetti ai danni del numero 7 Valesin. E Cassino che rimane in avanti con questa rimessa, proprio Valesin sul punto di battuta, Ciampaoli, Sergio, libero Valesin che riceve, si gira e realizza! Valesin! Casale, Staffieri, dentro per Barraco che riceve in post alto, si gira bene su Marsili. Canestro non valido, il gioco è fermo per il fallo proprio del numero 8 Marsili ai danni di Barraco. Rossetti, arresto e tiro da 3 per Pierangeli che sbaglia, a rimbalzo Valesin che consegna il pallone a Ciampaoli che ribalta dall'altra parte del campo per Del Testa, dentro per Marsili che consegna ancora al capitano che realizza. Casale, Staffieri, Pierangeli, quindi Staffieri, Rossetti, gira ancora per Casale, pronto Legnini e Argenti per Visnova, prima però Casale, finta il tiro, diventa un passaggio per Barraco, recupera tutto Ciampaoli, quindi Del Testa, bello il pallone, schiacciato per Marsili che si divora tu per tu con il canestro i due punti e quindi Visnova con il pallone. Casale, Rossetti, si gira Barraco e realizza. 1 minuto e 50 alla fine del terzo quarto, Cassino in avanti per 44 a 41. Ciampaoli penetra, poi perde il pallone, lo recupera Casale, parte velocissimo, scarica fuori per Rossetti, ancora il numero 0, chiuso bene da Del Testa che non molla, scambia con Barraco, ancora Rossetti e poi Barraco commette fallo in attacco ai danni di Maurizio Del Testa e palla Virtus. Ecco il doppio cambio annunciato, fuori Pierangeli e Staffieri, dentro Argenti e Lennini con i numeri 9 e 12. Ciampaoli, Del Testa,
Sergio, quindi Giampaoli, ancora Sergio, Giampaoli vuole il pallone, Valesin va al tiro, però Giampaoli sul ferro, riparte Visnova, Argenti, Rossetti, Casale, va al tiro il numero 5, arbitro che ferma il gioco per il fallo del numero 4 rosso-blu Giampaoli ai danni del 18 Barraco, e rimessa Visnova. Cassino che effettua un cambio, fuori con il numero 4 Giampaoli, al suo posto con il numero 5 Quartuccio. Casale, Rossetti, Argenti avanza con il blocco di Barraco che poi commette infrazione di passi e regala il possesso alla Virtus, che è pronta alla rimessa con Sergio, consegna a Quartuccio, ultimi 38 secondi, Valesin, Sergio ribalta nell'angolo per la bomba di del testa! Altra tripla di Maurizio del testa che ha quota 16 punti. Casale, Argenti, bello il pallone dentro per Barraco che realizza i due punti e guadagna il tiro libero aggiuntivo per un potenziale gioco da tre. Sbaglia il libero Barraco, prova Valesin, Marzili, scusate, sulla sirena, ma finisce anche il terzo quarto. Virtus Cassino che conduce per 47 a 43 sulla Visnova Roma. In campo per l'ultimo periodo
di gara. Cassino in avanti per 47-43 su Visnova Roma. Proprio la squadra ospite che ha battuto, che ha dato il via all'inizio del quarto periodo. E Rossetti, che in questo frangente guadagna il fallo da parte del numero 7 Valesin. Due tiri liberi per il numero 0 in maglia blu. Uno su due per Rossetti. Marsili, Quartuccio, si libera dal blocco Valesin, riceve poi Sergio, ancora sgomitate Sergio, sbaglia il tiro, sbaglia anche Marsili al tapin, recupera il rimbalzo però Quartuccio che fa rimanere la sua squadra in avanti. Ancora Quartuccio, chiuso da due, perde il pallone, tutto regolare. Parte in transizione Visnova, Staffieri, palla per Legnini. E arbitro che fischia il fallo ai danni del numero 32, Biagio Sergio, nei confronti del numero 12, Legnini. Per Cassino fuori Quartuccio, dentro Giampaoli. In lunetta Legnini, che ha chiuso il secondo quarto proprio con una sua tripla sulla sirena, facendo chiudere così il secondo periodo su 33-33. Primo tiro sbagliato, non è da meno il secondo. 1-2 per Legnini. Giampaoli, Valesin centralmente per Sergio che prova la bomba, si disinnesca sul ferro, a rimbalzo Barraco, serve Argenti che penetra bene e poi la stoppata di Marsili, la tiene in campo Valesin, che serve Marsili che consegna ancora al numero 7 che adesso è in avanti, va al tiro Valesin che chiude un'azione fantastica dopo la stoppata del Marin. Marsili pronto, Pirindelli a fare il suo ingresso in campo al posto di Biagio Sergio. Si riprende con la rimessa per Visnova. Rossetti, Staffieri, penetra Staffieri, poi palla a Legnini, Ciaff, del testa, chiama lo schema Giampaoli, Birindelli, passaggio consegnato Giampaoli, del testa, gira ancora per Birindelli, sempre del testa, arriva il blocco di Marsili, penetra del testa che perde il pallone e dunque rimessa a Visnova. A
Argenti, Legnini, Staffieri, Rossetti, ancora Legnini, palla per il capitano, quindi Barraco si gira due volte su Marsili e realizza un bel canestro. 49-49, 7 minuti e 40 alla fine del match. Birindelli scambia ancora con Ciampaoli, quindi Valesin gira subito il pallone ancora per il numero 20 che sgomita con Legnini, si libera bene, palla sotto canestro per Marsili che subisce il fallo da parte del capitano di Visnova Argenti, e Marsili in lunetta per i due liberi. Zero su due per Marsili, rimane a quota a due punti il numero 8, Rossetti, Legnini, Barraco, Rossetti da lontanissimo con la tripla, primo ferro Birindelli, poi Giampaoli, con calma la Virtus. Giampaoli, Valesin, passaggio schiacciato per Birindelli che si gira ancora bene su Legnini per la bomba di Giampaoli, e poi Legnini al rimbalzo fa ripartire Rossetti, palla ancora al numero 12, sbaglia il passaggio, recupera tutto Marsili, riparte Cassino, Giampaoli, Valesin, penetra Valesin, scarica fuori ma il gioco è fermo per il fallo del numero 0 Rossetti, e cambio Virtus, fuori Marsili, dentro Bagnoli, e quindi coach Martiri inserisce il numero 11 Iannilli per sovrastare il numero 13 Bagnoli. Dunque scontro tra titani di nuovo sotto canestro. Bagnoli proprio adesso riceve il pallone, realizza, ma canestro non convalidato dall'arbitro perché ha visto il fallo in attacco proprio del numero 13 ai danni dell'11 Iannilli. Palla Visnova, Staffieri consegna a Casale, entrato adesso al posto del numero 9 Argenti, quindi Rossetti scarica fuori per la bomba di Legnini sul ferro, ancora rimbalzo offensivo, Legnini sbaglia anche il tapin, il numero 12, riparte Cassino con Giampaoli, quindi Valesin, ancora Giampaoli, scambiano i due, dentro per Birindelli, intercetta tutto Legnini, Cassino che rimane in zona offensiva con questa rimessa, Giampaoli sul punto di battuta, palla del testa, libera ancora da tre, prende il ferro questa volta, Rossetti in rimbalzo, riparte Roma, Casale, Rossetti, Iannilli, Staffieri,
ancora al numero 15, perde il pallone, recupera tutto Birindelli che dà un bel pallone a Giampaoli. Che a sua volta perde il pallone e palla Visnova che sostituisce il numero 15 Staffieri con il numero 16 Pierangeli. Casale. Arriva il blocco di Iannilli, Casale, Iannilli, chiuso da Bagnoli, bello il pallone per Lennini, stoppata di Birindelli e palla che torna nelle mani della Virtus con Giampaoli, servito da Valesin, ancora Giampaoli, quindi del testa, centralmente per Birindelli che regala questo pallone a Lennini che parte in transizione. Chiuso però bene dal numero 20, poi ci prova Casale da 3, palla sul ferro, prova ancora il 5 sul tapin, ci mette una pezza il numero 20 Birindelli. Risultato ancora di 49-49, 4 minuti e 30 alla fine del match. E gioco che si ferma per il fallo di Iannilli ai danni del numero 13 Bagnoli, rimessa Virtus, cambio per la squadra ospite, fuori con il numero 12 Lennini, dentro con il 9 Argenti. Si incarica della rimessa Giampaoli, prima però l'arbitro ha qualcosa da ridire a Bagnoli e Iannilli. Va a calmare gli animi dei due colossi. Ecco che finalmente si può riprendere con Giampaoli che serve Valesin, fuori per Birindelli con la bomba! Birindelli, Casale, Rossetti, blocco di Iannilli, penetra Rossetti, il gioco fermo che riprende adesso con la rimessa per Visnova per un fallo di Valesin. Casale adesso fa tutto da solo, poi perde il pallone e possesso Virtus. Giampaoli del testa, Bagnoli, Bagnoli sbaglia il 13 rosso blu ma guadagna comunque il fallo da parte di Iannilli e andrà in lunetta per i due tiri liberi, prima però time out Visnova. A 3 minuti e 46 alla fine del match con il risultato di 52-49 per la Virtus Cassino.
gioco che riprende dopo il time out. Bagnoli in lunetta, due tiri liberi per il fallo commesso dal numero 11 Iannilli. Bagnoli 2 su 2, doppia cifra anche per il 13 insieme al capitano Del Testa e Valesin, 3 in doppia cifra, mentre per Visnova solamente Casale con 11 punti. Gioco intanto è fermo per il fallo del numero 20 Pirindelli ai danni di Pierangeli, che è pronto in lunetta per i due tiri liberi. Su 2 per Pierangeli. Giampaoli, Birindelli, passaggio consegnato a Valesin che penetra, poi scarica fuori per la bomba di Giampaoli, ancora sul ferro, poi ci pensa Bagnoli col tap-in, 56-51. Casale, Pierangeli prova a replicare con la bomba, Bagnoli Valesin nell'angolo per Birindelli, centralmente per Del Testa, quindi Bagnoli prova ancora dalla lunetta, inarrestabile Simone Bagnoli. Casale, Pierangeli, Casale, blocco di Iannilli che riceve adesso, va al tiro di tabella, sbaglia Birindelli con rimbalzo, Giampaoli, Del Testa, Giampaoli dietro schiena per Birindelli che gira ancora per la bomba di Del Testa, si disinnesca sul ferro, riparte Roma con Casale, 1:50 alla fine, Argenti chiuso da Del Testa, serve Rossetti che penetra, va al tiro, gioco però fermo per il fallo fischiato ai danni di Del Testa sul numero 0 Rossetti, che si presenta in lunetta per i due tiri liberi. Su 2 per Rossetti, Giampaoli si libera bene di Casale per ben due volte, poi passaggio schiacciato per Bagnoli, due volte al tiro, sbaglia il 13, quindi Casale, Pierangeli, ball handling su Birindelli e poi Iannilli realizza con l'assist involontario di Birindelli. Forse il gioco era da fermare per un'infrazione di passi del numero 11. L'arbitro ha lasciato continuare e Visnova che va a meno 4 a 1 minuto dalla fine. Giampaoli, Birindelli, è pronto il blocco di Bagnoli. Penetra Birindelli, ma il gioco è fermo per il fallo di Casale ai danni di Birindelli, che si presenta in lunetta per l'esecuzione dei due liberi.
Morelli, 2 su 2. Time out, un minuto alla fine, 60-54, Virtus Cassino su Visnova Roma. Riprende il gioco dopo il time out, arbitro che ritorna sui suoi passi e fa riprendere il gioco con i due tiri liberi per Iannilli, che realizza 1 su 2. Del testa Giampaoli, Bagnoli, ancora del testa, quindi Giampaoli. Chiuso da Casale, Giampaoli. Proteste dalla panchina virtussina per il per l'infrazione dei 5 secondi da parte di Giampaoli, e quindi rimessa per Visnova, che riprende il gioco con questa rimessa realizzando 2 punti con Rossetti. Cassino che però è riversato adesso in avanti con Giampaoli, che si libera bene, bello il pallone dentro di Birindelli, di Bagnoli, scusate, per Birindelli. Rossetti, Casale, chiude del testa, ancora Casale, Iannilli, Rossetti, da tre, riprende subito il gioco la Virtus con del testa, chiuso da Pierangeli che commette fallo sul capitano virtussino. 9 secondi alla fine, 62-60 per Cassino. Finale al Cardio Palma. Si presenta il Lunetta del testa per i 2 tiri liberi. Su 2 per del testa, time out a 9 secondi dalla fine, 63-60 per la Virtus Cassino.
prende il time out, ultimi 9 secondi. Palla Visnova Roma. Casale sul punto di rimessa. Riprende adesso Casale, Rossetti, scivola del testa, Rossetti, occhio alla tripla dello zero, Giampaoli, e finisce! E la Virtus inaugura il Pala Virtus con la prima vittoria casalinga, 63-60, finisce dunque il match qui al Pala Virtus, Virtus Cassino che si impone per 63-60 sulla Visnova Roma. Un saluto da Simone Daguanno qui dal Pala Virtus e a risentirci.